Buongiorno, buongiorno e bentrovati in questa edizione di mattino 6, giovedì 31 maggio 2018, chiudiamo dunque con il mese di maggio e entreremo da domani nei mesi più prettamente estivi, tante le notizie di cui vi parleremo attraverso la rassegna stampa, chiaramente a livello nazionale tiene sempre banco in questo momento davvero di grande caos con un ulteriore spiraglio che sembra riaprirsi per la Costituzione. Di un, govello, di un governo eh, giallo-verde e poi vedremo anche diverse notizie che riguardano la nostra regione, rivedremo anche i servizi realizzati dal eh, TG6. Possiamo partire intanto con le prime pagine delle testate locali, siamo sul centro, edizione di eh, Pescara con questo fatto di cronaca che si è materializzato ehm, ieri in prima serata. Trovata senza vita davanti a casa, giallo a Fontanelle, la 53enne potrebbe essere. È caduta eh, dalla scala e poi sotto la eh, testata ovviamente non si può non parlare eh, delle trattative per, il, eh, per la costituzione del governo il movimento 5 stelle rilancia Salvini chiede tempo Di Maio torna da Mattarella e ripropone un governo con un altro ruolo eh, a Savone poi gli eh, effetti la borsa riprende eh, fiato e lo spread ora eh, frena e poi ancora aumenti a 24 a 25 caro pedaggi 80 sindaci chiedono l'aiuto dei cittadini e poi il processo per le tangenti De Fanis l'ex assessore regionale eh, parla in tribunale erano solo eh, contributi la eh, foto notizia il compleanno eh, della piccola Noemi eh, Sciarretta Noemi eh, compie sei anni il papà parla di un eh, miracolo e poi alcuni eh, richiami eh, il programma di Pescara per la prossima estate, notti bianche e concerti, sono 180. Gli eventi estivi e poi ancora eh, viabilità. Gli effetti della Riviera Chiusa: i residenti di Via Carducci qui l'aria è irrespirabile. Poi per lo sport, calcio a 5 finale: scudetto, impresa acqua e sapone, eh, mammarella è decisivo. Ieri la vittoria a Bassano: serie sull'1-1 con la eh, Luparenza. da lunedì si torna in Abruzzo, gara 3 a Pescara. Il Rene Donato, il buon Samaritano, nel buongiorno a. Abruzzo di Giuliano Di Tanna a piedi pagina. Dopo l'edizione di Pescara vediamo quella di Chieti con l'apertura e le parole del sindaco di Chieti Umberto Di Primio. Ora avanti con i tagli ultimatum ai dirigenti subito farmacia in vendita e asili all'esterno e poi... A Lanciano eh, parcheggi a pagamento buco di 200.000 euro, a Vasto il TAR riassegna al porto i fondi negati dalla regione, poi a Chieti, Exburgo, via alla bonifica dei rifiuti sotterrati. E siamo ora sulla prima pagina di Teramo del centro, muore a 39 anni dopo il parto a Notaresco, dalla luce il primo figlio viene colpita da una emorragia e poi ehm, Teramo verso il voto, scuole sicure, va ripresa la eh, programmazione e poi a Silvi il ricorso degli albergatori, niente sospensiva, il TAR salva la tassa di soggiorno eh, all'Università di Teramo, il confronto tra i eh, candidati alla carica di mh, rettore, un evento che eh, ci riguarda da eh, vicino e poi ehm, scopriremo il

Avanti ancora, eh, siamo um, all'edizione ehm, aquilana del centro con eh, questa apertura il comune a case per un miliardo, l'Aquila la sesta città d'Italia per proprietà immobiliari il nodo eh, della eh, gestione e poi ancora mh, ad Avezzano l'inchiesta, ormai la, la ricordate, questo bubone che ehm, è, è esploso alcuni giorni fa, inchiesta sulle false invalidità, ombre sul tribunale a Castel di Sangro anziano ucciso di botte, tre arresti per omicidio a Castella Fiume, eh, schianto contro la mucca, eh, ciclista muore a 54 anni ed ora vediamo la prima pagina del messaggero eh, Abruzzo, ricostruzione sempre più ritardi eh, all'Aquila il sindaco Biondi, bacchetta lustra costante callo del numero dei pareri emessi, paghiamo le precedenti istruttorie edilizie eseguite in maniera non corretta o frettolosa. Sotto la testata Rimini Wellness 10 aziende abruzzesi tra i colossi in esibizione, poi il divertimento 180 eventi e ben 5 notti bianche per tutta l'estate, tutto questo a pescare. Poi per il futsal il calcio a 5, finale scudetto a questa pone da urlo, vittoria 8 a 7 ai rigori, spugna il parcheggio della Luparense con una rimonta. Strepitosa. Ora la serie sull'1-1. Lunedì, ehm, gara 3 in eh, casa, e poi ancora. Eh, di spalla, leggiamo, eh, di sesto idrogeologico una eh, barriera antipiogge eh, sarà realizzata con 200.000 euro ehm, di fondi del genio civile. Eh, in taglio medio la eh, fotonotizia eh, psicologa uccisa con ferocia inaudita, nessun attenuante al cuoco che doveva eh, pagare eh, l'affitto, la psicologa, la sfortunata eh, moglie eh, di Domenico. E poi, poi Leonardo lancia il sistema di cyber trainer, a Chieti verranno formati 170 specialisti nella strategia contro gli attacchi informatici. e Poi ancora in basso Porto di Vasto, Tar, la battaglia vinta dal comune. E ora vediamo la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. L'apertura restituito il cellulare a Scarpantonio. Inchiesta sugli appalti pilotati per le strade, terminati gli accertamenti tecnici della Guardia di Finanza. E poi ehm, tre richiami sotto la testata: mazzette per i cartelloni stradali. Il funzionario ANAS andava eh, gratificato alla foce del tronto, mongolare ferme per colpa dei virus. Eh, russa a Giulianova ladri di Vasi al Santuario dello eh, Splendore. Poi a centro pagina eh, exempla eh, culturali eh, inaugurato il nuovo giardino d'arte eh, contemporanea. Qui vediamo mh, il presidente della eh, provincia di Sabatino e eh, il eh, rettore eh, d'amico eh, dell'Università di Teramo. E poi eh, Teramo al eh, voto, una serie di eh, richiami che vediamo di spalla. TEAM gestita come servizio alla politica sono le Parole del candidato sindaco eh, D'Alberto e poi ancora ehm, ufficio comunale mobile per tutte le eh, frazioni e la Cona assegna la eh, patente ai eh, candidati. E poi ancora sotto la fotonotizia parco giochi anziché parcheggio a Roseto via libera dal comune per Fonte dell'Olmo. E poi a piedi pagina l'osservatorio in città, oltre 11.000 eh, osservatori eh, con gli occhi puntati eh, sulle eh, elezioni. Eh, eh, lasciamo i quotidiani eh, locali e andiamo ora mh, su quelli eh, nazionali. Eh, ovviamente eh, le aperture sono tutte eh, dedicate a questa estenuante eh, trattativa per eh, la Costituzione del eh, Governo e al caos istituzionale che si è, è determinato in questi ultimi giorni. Qui siamo sul Corriere della Sera eh, di Maio Salvini, ultima trattativa. Il leader Leghista, un'altra ipotesi di eh, governo e per l'economia spunta Ciocca con smentite. Giornata di liti, poi il rilancio: il 5 Stelle, Savona in un altro ministero. Questa è la proposta. Sì, del Colle, il nodo della, fidu della fiducia frena eh, Cottarelli. E poi ancora eh, in eh, taglio eh, medio la eh, fotonotizia: la resurrezione del giornalista russo. Sono mh, vivo, messa in scena per smascherare. Il complotto. Ieri era stato dato per morto Arkady Babchenko, ma poi è comparso in una conferenza stampa a sorpresa per spiegare appunto i motivi di questa situazione. E poi, sempre in taglio medio, il mistero del jet caduto a Kabul. Non fu incidente, era il 2005: morirono tre italiani. Andiamo ora a vedere la prima pagina di Repubblica Lega 5 Stelle, eh, ultima eh, prova, un altro ruolo eh, per Savona, intesa per un ministero diverso mh, processo interno al leader Grillino, pronta la lista di mh, Cottarelli. E poi l'intervista Veltroni ha colloquio con Scalfari, Gentiloni ricostruisca il PD, viviamo un momento drammatico, gli italiani ingannati dai mh, populisti. E poi ancora eh, anche in questo caso eh, la, um, il caso Babchenko eh, trattato con la foto eh, notizia da Repubblica, la finta morte del giornalista per smascherare la spia eh, russa. Eccolo qui, arca di Babchenko. Mm, andiamo ora sulla prima pagina del messaggero, l'apertura offerta. Di Maio, Salvini eh, ci pensa il capo di 5 Stelle, Savona nel governo, ma non all'economia. Nella Lega, pressing sul segretario, rivolta dei parlamentari grillini contro il leader. Il colle pronto alle urne, eh, senza l'ok ok a eh, Cottarelli. Lo sport sotto la testata, calciomercato. Roma, ecco Marcano, Cristante si avvicina, e poi la lista di Inzaghi da Andujar a Barak. Poi oggi il Golden Gala, eh, l'olimpico spinge il giovane Tortua a caccia del record di. Mennea sui 100. Scendiamo a centro pagina, anche qui il finto omicidio che salva il giornalista in Ucraina Babchenko, cronista anti Putin, riappare in conferenza stampa. Ancora la cronaca: olgiata a guato in villa, stile arancia meccanica per la regina dei night. Una banda nell'abitazione di Beatrice Iannozzi cercavano la cassaforte, volevano sequestrarmi, e poi in basso. Il caso a Torino offre panna gratis dentro i suoi coni, gelataio multato. Tutto questo appunto a Torino. E poi il fatto quotidiano, l'apertura Savona: fatti più in là. Accordo Mattarella Di Maio, ministero diverso al prof. Che fa Salvini? Si lavora di nuovo a un governo Conte-Movimento 5 Stelle Lega con un altro all'economia e poi ancora eh, il Quirinale tiene in stand by eh, Cottarelli, aspetta ancora un esecutivo politico, il leader leghista non chiudo la porta di rottarlo al MEF, devo eh, parlargli e poi eh, c'è la tregua dello spread, BCE, ecco quanti titoli di debito italiano ha comprato eh, davvero. Andiamo in taglio eh, medio eh, eh, c'è la domenica flopping Rai, Rai contro Fazio, ma ha ragione, lui eh, Disse al TG1 di fare la diretta. Criticato per aver dato notizie il capo dei 5 Stelle Martina al telefono eh, sulla eh, crisi e poi il conduttore si trova in onda nel pieno della bagarre istituzionale ma il palinsesto di Viale Mazzini si rivela intoccabile, nel vuoto di potere si prepara intanto il cambio dei vertici, il direttore generale Orfeo verso la Gazzetta dello Sport mentre sembra esclusa mh, la proroga del Consiglio di Amministrazione in carica. E poi il eh, manifesto eh, che eh, titola così il domino, il leader della Lega vuole le pedine, eh, muove le pedine mh, della lunga crisi, Mattarella e Di Maio gli chiedono di resuscitare il governo politico con il professor Savona spostato in un altro ministero, Salvini verso il Noi 5 Stelle e il Nia Cottarelli che tiene in caldo la squadra di eh, riserva. E poi in basso Oxe eh, all'Italia, l'incertezza blocca la crescita, la politica appesa allo eh, spread. La prima pagina del mattino di Maio eh, Salvini. L'ultimo eh, giro: ehm, il leader dei 5 Stelle va da Mattarella e propone Savona al governo, ma non all'economia. Il leghista ci devo pensare. Il Quirinale congela eh, Cottarelli, la borsa eh, recupera il 2%. La eh, fotonotizia: Cardarelli, la rivolta dei medici. Basta violenze, la città eh, si eh, eh, ribelli. Il flash mob con eh, sanitari e manager. Che si sono fermati per un'ora. Poi sempre in taglio medio De Magistris al colle. Napoli rischia il crack. Il sindaco ricevuto dal capo dello Stato serve una legge per aiutare mh, i eh, comuni. Mm, e poi un eh, titolo come sempre sferzante eh, di eh, Libero che mh, parla di manicomio Italia sono impazziti tutti, eh, tutti quanti, Di Maio prima vuole processare Mattarella e poi chiede di rifare il governo così come la Meloni, il capo dello Stato sequestra Cottarelli ma riapre a 5 Stelle e Lega, il PD stordito sogna il voto a luglio, solo Salvini pare mentalmente mh, attrezzato e poi eh, questi quattro eh, ritratti che vengono eh, fatti eh, in, a, a centropagine il Presidente ha perso la testa, inteso come il Presidente della Repubblica Gigino deve farsi ricoverare Luigi Di Maio, poi il virus colpisce anche Giorgia, Giorgia Meloni e poi i democratici sono incurabili con il reggente eh, Martina in evidenza. Avanti ancora, e, eh, siamo alla eh, prossima testata che mh, ora comparirà. Eccola qui il Sole 24 Ore. E, mh, questa l'apertura si lavora al governo eh, politico. Mercati, un giorno di eh, tregua. Cottarelli in stand by. Ora il caso Savona divide Lega e 5 Stelle. Molte dichiarazioni internazionali a favore dell'Italia europeista. Bene la borsa più 2,09% soffre il eh, BT in eh, asta e poi eh, la, la notizia legata al calcio a centro pagina, per la prima volta la Ligue 1 francese vale più della Serie A italiana e eh, alcuni dei motivi sono questi qui Neymar e Cavani due stelle del Paris Saint Germain e poi in taglio medio, Beilin eh, paracadute eh, sul eh, risparmio in gioco 262,4 eh, miliardi di titoli distribuiti dagli istituti europei, eh, proposta EBA-ESMA, escludere dai salvataggi bancari i detentori di obbligazioni eh, retail. Ehm, proseguiamo e siamo sul eh, tempo. Che apre così avanti Savoia, eppure Savona eh, con il derby i monarchici repubblicani, nostalgici del re, con lui ora c'era già il governo. Povero PD, è talmente a pezzi che vuole ehm, rilanciarsi ripartendo dalla costituente del 46, nel caos. Riecco l'esecutivo Lega 5 Stelle, ma litigano sul prof no euro. E a proposito del prof no euro che appare nel tempo di Osho, Paolo Savona, eh, cioè tutto sto casino solo perché Navorta Detto che con l'euro è tutto raddoppiato. E poi ancora di spalla: dossier sul gruppo A Strasburgo, cene e spese Eurofango sul Carroccio. Siamo sulla stampa l'apertura, eh, governo giallo-verde, resta uno spiraglio Di Maio e Salvini, spostiamo Savona eh, not, Di Maio a Salvini spostiamo Savona, notte di trattative Cottarelli in stand-by, oggi potrebbe giurare la Casa Bianca fa scudo all'Italia sui mercati, non è in discussione la permanenza di Roma eh, in eh, Europa, e poi eh, la fotonotizia la crisi del Brasile fra gli scioperi e lo spauracchio della eh, dittatura, vediamo anche anche il giornale anche qui un ehm, titolo forte decide Salvini di Maio ha paura, scuse al Colle o coi 5 Stelle con Savona di Mezzato o arriva Cottarelli, ma il leghista pensa al voto, chiarimento con Berlusconi e poi in taglio medio la fotonotizia con ehm, Luigi Di Maio in primo piano la parabola di Gigino il Ballista sbugiardato persino eh, dalla eh, mamma e Matteo rifiutò anche Palazzo Chigi la notte delle trattative che ha partorito solo eh, no. Eh, proseguiamo, eh, andiamo a vedere eh, la eh, testata dell'avvenire, eh, governo politico, l'ultima eh, mediazione. Se fallisce, tocca a Cottarelli. Oxe crescita a rischio. Di Maio sale al collo e ripropone Savona in un altro ministero. Mattarella apre e attende. Salvini dice no, poi lascia uno eh, spiraglio. Eh, vediamo. Eh, mh, vediamo. A proposito, eh, la eh, verità e con questa testata. Poi chiudiamo il giro eh, sulle. Eh, sulle ehm, eh, nazionali, ecco qui ehm, caro Salvini eh, adesso ci salvi, crisi infinita per i tentenamenti del capo dello Stato solo il leghista può fare un atto di buonsenso che sblocchi la situazione e riapre il cantiere giallo-blu, Di Maio spinto dal colle Molla Savona, lui stia al governo, un altro all'economia il leader del carroccio ci penserò ma i ministri non sono eh, figurine e eh, rispunta eh, Prodi e indica la strada alla sinistra, obbedire eh, ai eh, mercati, eh, c'è anche il punto di Mario Giordano, Cottarelli in frigo, triste storia di un premier ridotto a fare la ruota di scorta. Possiamo eh, lasciare le testate Ehm, nazionali, eh, torniamo a quelle locali, lo facciamo attraverso il centro, qui siamo su eh, pagina eh, 6 con la carica eh, di 80 sindaci, eh, ci eh, aiutino i eh, cittadini, il tema ecco, qui lo leggiamo è il rincaro dei pedaggi autostradali, riunione a Carsoli, vogliamo conoscere gli atti di strada dei parchi, inonderemo il Ministero eh, di richieste di ehm, accesso. Eh, ehm, in taglio medio il... Presidente della Regione D'Alfonso sollecita la messa in sicurezza. Lettera del governatore, elevati rischi sismici, bisogna accelerare gli interventi sui viadotti autostradali. E poi abbiamo visto la foto notizia in prima pagina con il compleanno della piccola Noemi Sciarretta, compie sei anni. Noemi la bimba che insegna a sperare, parla il papà Andrea. Ogni giorno in più è una conquista. Grazie a lei la nostra Vita ha un senso più eh, profondo e poi ancora un compleanno eh, speciale insieme a m, genitori e fratellino che assistono nella battaglia contro la eh, malattia. E se ehm, chiedi cosa vorresti fare da grande, le risponde: Voglio eh, diventare una YouTuber. Poi in basso la festa con Guanciale e perrotta, domenica a Pescara c'è cioè il grande spettacolo che gli amici le hanno eh, dedicato. Eh, proseguiamo e andiamo eh, sulla eh, pagina eh, Abruzzo. Eccola qui, pagina eh, 12: eh, Confindustria ehm, tra eh, Europa e aree di crisi: assumere oggi costa meno. All'Aquila, workshop nella sede degli industriali sugli incentivi alle imprese: tutte le opportunità e gli sgravi per giovani over 35, eh, disoccupati e eh, donne. Eh, poi ancora, eh, una, questa Notizia di eh, politica. Il 2 giugno eh, Matteo Salvini torna in Abruzzo, una presenza significativa mh, visto il eh, momento davvero molto molto caldo ehm, per la eh, Costituzione. Chissà se poi ci sarà del nuovo eh, governo. È eh, una figura cruciale come quella del eh, segretario leghista Salvini che sarà in Abruzzo il prossimo 2 giugno, quindi questo eh, sabato. E poi eh, di eh, Spalla l'ex assessore eh, parla al De Fanis mai preso tangenti, erano solo eh, contributi eh, elettorali. Eh, andiamo avanti, eh, approdiamo alle eh, pagine di eh, Pescara, ecco qui pagina eh, 14, il tema è, quella, è quello degli eventi. Ehm, che si svilupperanno a, a Pescara nel corso di questa estate, eh, eh, apre eh, così la pagina, il centro Notti Bianche e concerti, ecco i 180 eventi eh, dell'estate, Negramaro, Stato Sociale Negrita tra i big, eh, tanti gli eh, appuntamenti eh, di eh, sport. E qui ci sono alcune delle mh, tappe eh, principali e delle date principali, 4 giugno eh, 8 giugno con ehm, concerti di Grazia di Michele e Mamma. Il 4 giugno gemelli diversi Alessio Barnabei, poi 7 luglio la notte dei saldi, 19 luglio concerto di Francesca Michelin ad agosto, il 2 Edoardo Bennato, il 4 Renzo Arbore al Teatro D'Annunzio. E poi ancora gli eventi a Francavilla, dunque restiamo in tema di eh, cartelloni estivi, ma ci spostiamo nel comune di Francavilla, Piero Pelù, Nannini, Noemi e Nina Zilli, in piazza Tante Star, il comune investe 500.000 euro sul cartellone estivo, sul parco anche gli stadio, Giussi Ferrero, eh, Vandelli e eh, Zarrillo. Eh, in basso in mostra la storia eh, delle mh, famiglie De Colli, l'esposizione nella sala del cinema parrocchiale nasce dallo studio degli istruttori, studenti dei eh, registri di eh, nascita. Eh, la eh, tragedia del viadotto, il eh, sedativo, eh, conferma mh, la premeditazione Francesco Angrilli, zio della piccola Ludovica, almeno la consolazione che non abbia capito mh, che cosa le stesse eh, succedendo. E poi in Tagliomedo si eh, ripercorrono quelle ore eh, tremende, di due domeniche fa, L'orrore in diretta sui monitor della 14: 14 Filippone è scambiato per un automobilista in panne fino a quando ha scavalcato il guardrail. Avanti ancora, siamo a pagina 19, eh, Via eh, Carducci, irrespirabile, eh, qua si muore di smog, i negozianti preparano una petizione per il Comune per segnalare i eh, disagi e qui eh, vediamo i volti di mh, tanti di questi esercenti, commercianti che eh, vivono, lavorano eh, presso Via eh, Carducci, eh, eh, qui la loro denuncia, Via Carducci qui si eh, soffoca e eh, vediamo le varie dichiarazioni di Anna Maria. Maria Sigismondi, Paolo Michilli, Maria di Cesare, Enrico eh, Di Muzio. Ehm, proseguiamo sempre la cronaca trovata eh, morta davanti alla porta di casa. Giallo a Fontanelle, Monica Godos, 53 anni, potrebbe essere caduta dalla scala. Il compagno trasportato sotto shock in eh, ospedale. E poi ancora eh, l'anniversario dei 50 anni, il Belisario Scuola Museo domani, eh, apertura al eh, pubblico. E proseguiamo e siamo alle pagine di Montesilvano. Eh, apre, eh, dopo 21 anni il Ponte Sant'Angelo. Il presidente della provincia Di Marco inaugura il primo dei collegamenti sul Saline tra eh, Montesilvano e eh, Città Sant'Angelo. Si tratta di un'opera molto attesa che decongestionerà il traffico e migliorerà la vita di tante mh, persone. In questi alcuni momenti del taglio eh, del nastro con l'assessore comunale di Montesilvano Cozzi con il presidente della... Provincia Antonio Di Marco, vediamo il servizio andato in onda sul Tg6. Presidente Di Marco, è innegabile che questa di oggi è una giornata importante e una gioia grandissima per come a lei ha affrontato questo, questa voluta riuscita di questo ponte. Beh, per me è una soddisfazione quasi irripetibile perché quando ci siamo insediati era difficile immaginare. Il mettere in cantiere quest'opera perché era stata appaltata dal mio predecessore, ancora prima era stata finanziata dal presidente De Dominicis e ancora prima era stata voluta dal presidente D'Alfonso, presidente della provincia. Mi sono trovato di fronte a questa necessità, diciamo anche amministrativa contabile della provincia e ci siamo detti pronti a sforare il patto di stabilità nel 2015 che ha consentito nei fatti poi l'avvio di queste opere. Così come altre. È un successo riuscito anche grazie alla sintonia con le amministrazioni comunali di Città Sant'Angelo e Montesilvano, grazie anche all'impegno di quei consiglieri provinciali che non hanno fatto mai mancare il sostegno per questo ed altri risultati. Oggi ci troviamo di fronte a un ponte il cui nome è stato dato dalle scuole di Città Sant'Angelo con a capo lo Spaventa con la preside Danila alla quale abbiamo affidato il compito di individuare il nome. Il ponte è appunto chiamato Ponte Sant'Angelo ed è un ponte che consentirà nei fatti di arrivare prima a casa la sera e di arrivare anche puntuali la mattina al lavoro. Quindi stiamo accorciando con questa apertura i tempi di percorrenza da casa verso i luoghi in cui si vorrà andare, ma creeremo anche le condizioni di miglioramento della qualità della vita perché significa anche evitare il congestionamento attuale che ha fatto soffrire non poco quest'area e tutta l'area metropolitana che essa stessa rappresenta. Ma poi questo è anche un importante diciamo, luogo di eh, incrocio con l'altra provincia, quella di Teramo e così anche il Presidente più volte mi ha chiesto a che punto eravamo su questa apertura, oggi che la, la rendiamo possibile significa anche avvantaggiare altre comunità di fuori provincia. Pagina 24, andiamo a vedere i parchi di Spoltore Alta nel totale abbandono, convento e montino per regno di erbacce e degrado, protestano mamme e anziani, parco del convento chiuso da un anno, causa vandali, da allora nessun intervento a Francavilla erosione, protestano i balneatori, il sindaco chiede aiuto al Marina gli operatori di Francavilla contro il ritardo del ripascimento il comune prende la sabbia da Porto Turistico e Spiaggia Sud poi ancora siamo in Val Pescara riabilitazione chiusa a Scafa, raccolta firme contro Asle Regione la petizione promossa per chiedere la sistemazione della piscina e dei locali del distretto eh, sanitario. E ora le pagine di eh, Chieti, ex eh, Burgo, eh, parte la bonifica nei terreni mh, contaminati. La ditta presenta il progetto per eh, rimuovere i rifiuti sotterrati eh, nel sito di via Piaggio. Durante l'intervento i materiali saranno analizzati per cercare eh, sostanze eh, tossiche. E poi in basso ecco, oh, l'identikit dei fumatori nel Chietino riapre alla ASL il centro per smettere e uno studio rivela in provincia di uomini fumano eh, più mh, delle eh, donne. Poi ancora a Lanciano, eh, strisce blu, c'è un eh, buco di 200.000 euro. La società che gestiva i parcheggi a pagamento non ha mai versato le somme. Il comune presenta eh, ricorso per eh, avere i eh, soldi. Mm, le eh, pagine di eh, Teramo e eh, Provincia, eh, qui siamo proprio a eh, Teramo: scuole eh, sicure, va ripreso l'iter per i poli di ex stadio e acquaviva. Dopo la grande paura del sisma. E I progetti annunciati non c'è stato alcun intervento risolutivo. Le parole dell'ex sindaco Brucchi abbiamo lasciato risultati e una buona programmazione. Ora tocca al mio eh, successore. E poi ancora eh, la eh, cronaca in provincia di Teramo, emorragia eh, post parto, muore a 39 anni. Dopo tre mesi in rianimazione sembrava essersi ripresa, ha avuto una crisi fatale mentre eh, svolgeva la eh, eh, riabilitazione. Eh, Ermeninda Rapacchia, appunto, eh, una giovane di 39 anni eh, morta per questa emorragia eh, post parto. Eh, proseguiamo e siamo sulla costa. Silvi, ehm, la tassa di soggiorno resta in vigore, il TAR respinge la richiesta di sospensiva presentata dagli albergatori È ritenuta eh, legittima dunque la procedura del eh, commissario Samuele eh, De Lucia. E poi in basso Sgarbi e Pezzuto. A... Al Cerrano Family Festival, il critico d'arte, lo chef stellato fra i nomi di richiamo della rassegna che inizia domani ad Atri e poi ancora le pagine dell'Aquila. Approvato il consuntivo in consiglio comunale all'Aquila, comune patrimonio da un miliardo. L'Aquila è la sesta città d'Italia per proprietà immobiliari. Le 240 abitazioni equivalenti valgono 80 milioni di euro. Abbiamo fatto un buon lavoro. Vedendo tutti i residui attivi e passivi dal 92 al 2017, eh, dice l'assessore eh, Di Stefano. Ma sciocco, eh, replica: non è un bilancio eh, pulito. E poi... Per la ehm, cronaca in taglio medio, ex fornace assolto, sindaco di scoppito, Giusti scagionato in tribunale dall'accusa di omissione, esprime soddisfazione per il eh, verdetto. E poi ancora l'inchiesta nella Marsica, mh, false eh, invalidità, ombre sul tribunale, l'accusa, tentativo di corrompere consulenti e un giudice e al telefono si parla di una mazzetta eh, da 1000 eh, eh, euro. E poi in basso è morto il ciclista finito contro una. Mucca Innocenzi aveva 54 anni, inchiesta della Procura, eh, gli amici della Z Cycling eh, parlano di un punto di riferimento che purtroppo eh, se n'è andato, Cesidio Innocenzi. Noi ci fermiamo, finisce qui la prima parte di mattino 6, non andate via perché dopo il meteo e la pubblicità torneremo con la seconda parte. E la seconda parte di eh, Mattino 6, di nuovo buongiorno, riprendiamo con il messaggero Abruzzo e con eh, l'inchiesta ehm, eh, Rigopiano eh, e con le eh, parole eh, dell'ex eh, direttore generale della regione eh, Cristina Gerardis eh, che dice Nessuna carta valanghe, eh, esaminai il piano neve ma non fu preso in discussione il programma anti-Slavina, eh, aver pensato che ci sia un manager che decida più di D'Alfonso è... Un'idea del tutto fuorviante. Nei prossimi giorni verranno fissati gli interrogatori del Presidente e degli ex governatori del Turco e Chiodi. E poi su un'altra vicenda, un'altra inchiesta sulle eh, tangenti nella eh, cultura eh, parla eh, l'ex eh, assessore regionale eh, De Fanis, mai tangenti, solo eh, contributi elettorali, i viaggi con la Zingariello solo eh, una volta ho mandato l'auto a prendere i mh, suoceri. Andiamo avanti, siamo sulle eh, pagine di eh, Pescara. Non resta che eh, smettere. Fa male anche la sigaretta elettronica. Il principale warning del centro antifumo della Astra alla vigilia della giornata mondiale senza eh, tabacco. In tanti, all'open day, la eh, struttura passata dal servizio di dipendenza all'unità operativa di pneumologia debutterà a giugno con una nuova eh, equip. Le donne sono ormai eh, maggioranza. Preoccupa anche l'età delle prime boccate, scesa a 13 anni. E poi vediamo qui di spalla: dai tornitori alla fibra, quello che manca all'industria 4.0, dalla siderurgia all'automotive, le richieste delle imprese locali e le difficili risposte di Fastweb. Eh, andiamo avanti, eh, musica, eh, notti bianche e eh, sport, eh, una estate stellare, grandi concerti, festival e feste di quartiere, un calendario unico per i 180 appuntamenti, tra gli ospiti più attesi Renzo Arbore, Pat Metini, Francesca Michelin e eh, Stato eh, Sociale. Mm, I punti di forza, dice eh, l'assessore eh, Giovanni Diacovo, sono iniziative storiche affiancate da proposte attente a nuovi eh, linguaggi. E poi una città eh, capace di vivere 24 ore al giorno, dice l'assessore al commercio eh, Gaetano eh, Cuzzi. E allora andiamo a vedere il servizio relativo alla presentazione del calendario eh, eventi del comune di Pescara. Un bel calendario che mantiene robustite le grandi e storiche manifestazioni culturali di questa città e al contempo innova moltissimo l'offerta aumentando tanti tipi di, di cultura, di linguaggi culturali, di musica e di spettacolo per andare incontro alle tante e diverse passioni culturali di questa città. Un calendario che tiene conto e da... Possibilità di esprimersi ai tanti talenti di questa città e contemporaneamente ospita in città tanti nomi italiani e internazionali per alimentare la cultura di questa città con tanta, tante belle idee e iniziative. Avremo eh, tantissime manifestazioni a partire dalle Notte Bianche che raddoppiano, l'anno scorso ne erano due, quest'anno ne saranno cinque: tre dedicate allo shopping. Poi ci sarà la Notte Bianca dell'Adriatico il 14 agosto, la Notte di Ferragosto che punta appunto a portare tantissime persone anche il 15 agosto nella nostra città e poi l'animazione in tutti i quartieri, il programma di eventi a Pescara Vecchia eh, la valorizzazione turistica delle festività religiose con la prima che partirà ai colli con Alessio Bernabè e i gemelli diversi, poi avremo James Enese e Napoli Centrale per la festa di San Cetteo e eh, un grande concerto anche per la festa di Sant'Andrea, insomma avremo tantissimi eventi per un'estate che si annuncia davvero importante nella nostra città per superare i numeri dello scorso anno. Già sono partiti i primi eventi sportivi della città, adesso abbiamo un, un mese di eh, giugno, luglio eh, e settembre ricco di eventi, avremo i campionati italiani di atletica leggera, gli assoluti italiani la seconda settimana di settembre fra qualche giorno avremo Ironman il 10 di giugno l'8-10 di giugno la città sarà tutta impegnata per questo grande evento avremo tornei di beach volley, tornei di basket, insomma diciamo che Pescara, a Pescara c'è un grande fermento dal punto di vista sportivo e questi sono i mesi dove naturalmente questo diventa molto più importante. Torniamo uh, sulle pagine della cronaca uh, al, sul messaggero uh, Mogna nessuna pietà dall'assassino nelle motivazioni della condanna a 30 anni di Giovanni Iacone alla ricostruzione di un delitto commesso con una ferocia inaudita colpita più volte da una pietra finita con una scheggia di vetro il cuoco secondo il giudice era, piena, era eh, pienamente capace eh, di eh, mente e poi ancora mh, in basso leggiamo una violenza cieca che Sviluppata in due fasi, elementi decisivi per l'aggravante della crudeltà. Avanti ancora, pagine dell'Aquila, ritardi nella ricostruzione, il sindaco Bacchetta lustra, lettera inviata anche alla De Micheli, si registra un costante calo dei pareri, i numeri evidenziati dal primo cittadino, si è passati dai 749 del 2014 ai 500 di oggi, biondi a Fabrizi non vedo cambi di passo, il personale è fortemente scollato. Avanti ancora, eh, sempre nelle pagine dell'Aquila, chirurgia, primi eh, interventi col robot in sala operatoria, numeri record per il reparto che eh, registra eh, mille interventi l'anno di cui 250 per tumori Nell'equipe del primario eh, Vicentini, anche un giovane super specializzato eh, dall'estero. Mm, e poi ancora per ricordare l'indimenticato maestro Claudio eh, Vittorini un ehm, convegno il prossimo eh, 5 di giugno. Ed ora andiamo in eh, Marsica, eh, colpo eh, di scena Aratari trasferito a eh, Roma, la fabbrica dei certificati di comodo, una donna al centro delle indagini, conosceva molto bene le mosse di Gallese. L'inchiesta sulla vicenda appare tutt'altro che conclusa, per ora nessuna richiesta di scarcerazione è stata eh, accolta. E poi ancora, sempre ad Avezzano, morto in ospedale all'Aquila, il ciclista che si era scontrato con una eh, mucca. E poi ancora eh, pagine di eh, Chieti Cyber Security al Via, eh, il progetto per battere i criminali nel eh, web. Eh, nessuno ha investito più di noi, eh, dice il vicepresidente della regione Lolli, ricadute importanti nei prossimi anni. Eh, poi eh, Mosca eh, di Leonardo, così si apre uno spazio rilevante sul territorio per sviluppare le eh, nuove attività. Nello stabilimento di Leonardo allo scalo nasce il eh, simulatore per eh, formare nuovi eh, operatori. Vediamo il servizio. Allora, il progetto riguarda un sistema di training che potrà essere applicato a aziende, amministrazioni, a tutti coloro che avranno necessità di formare le proprie persone a rispondere o ad addestrarsi a operare in ambienti di sicurezza informatica. Eh, è chiaro che questo è un tema all'attenzione di tutti, eh, le, i rischi cibernetici, i rischi di sicurezza informatica riguardano ormai qualunque azienda e quindi riteniamo che questo sia uno strumento che eh, moltissime avranno necessità di utilizzare. Eh, abbiamo ipotizzato qualche anno fa con il supporto dell'Accademia dell e con eh, la collaborazione dell'amministrazione dell la realizzazione di un progetto eh, che eh, ha un risvolto europeo. Perché è stato approvato e riconosciuto dalla European Defence Agency e che ha un finanziamento regionale per la realizzazione di qualcosa che sia particolarmente flessibile e particolarmente innovativo su questo tema. L'eccellenza abruzzese è assolutamente centrale, non a caso qui a Chieti abbiamo il Security Operations Center e l'Intelligent Operations Center di Leonardo, che sono il nucleo centrale su cui operiamo su, su questi temi. Eh, è chiaro che il mercato è internazionale anche perché la cyber security è internazionale, le problematiche di sicurezza cibernetica sono eh, assolutamente globali, non sono, non sono locali. In Italia nessun'altra regione? ha fatto un bando di questo genere. Lo stesso Ministero, il Mise, ha fatto sì il bando che è Horizon 2020, molte imprese abruzzesi hanno partecipato, ma è un bando che va da un milione, o meglio da, da, da 800 mila euro fino a 5 milioni. Noi abbiamo fatto questa scommessa, questo azzardo di mettere una quota molto consistente nel nostro FESR, cioè del Fondo per lo sviluppo dei fondi comunitari strutturali, per finanziare imprese, sistemi di imprese, sistemi di imprese e centri di ricerca che presentassero progetti superiori a 5 milioni. Il successo è stato clamoroso perché il numero di imprese che hanno partecipato e che sono state selezionate dalla Commissione è nettamente superiore alle dotazioni che avevamo messo, tant'è che abbiamo ulteriormente finanziato per far scorrere la relatoria. Tra questi, nei primissimi posti, si è piazzato il progetto, questo progetto diciamo, bollinato dall'EDA, fatto appunto da questo luogo fenomenale nel quale siamo sempre sul messaggero abruzzo, sempre nelle pagine di Chieti, bilancio approvato di primo e dirigenti, fate presto, la lettera del sindaco bisogna rispettare le osservazioni della Corte dei Conti. Ed ora a Vasto, fondi del porto, il comune vince al Tar. Secondo i giudici amministrativi la regione adesso dovrà erogare un finanziamento di 775 mila euro. I soldi sono necessari per intervenire sul molo pescherecci e per la messa in sicurezza della banchina di Levante di Punta Penna. Ed ora le pagine di Teramo: acqua torbida, tutta colpa del livello di un serbatoio Forlini. Presidente del Ruzzoreti ricostruisce l'incidente a Casemolino. Una donna di 61 anni ha sentito l'odore della nafta, poi ha accusato un malore. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, la riparazione è stata fatta a Poggio San Vittorino. E poi in basso, bimbi ancora contesi dai pediatri. ASL Ferma, la specialista a distanza di 20 giorni non ha ricevuto alcuna comunicazione. E siamo qui a Giulianova Buche cause l'assicurazione se ne va il broker se la richiesta di risarcimento rientra nella franchigia di 4.000 euro va gestita dall'amministrazione a proprie spese nel frattempo si moltiplicano le denunce e le richieste dei danni la giunta comunale ha deciso di costituirsi ugualmente in giudizio passiamo rapidamente alla città sfogliamo un po' di pagine del quotidiano della provincia di Teramo, partendo da pagina 5, siamo eh, sulla mh, cronaca. Restituito il telefono eh, cellulare a Scarpantonio, terminati gli accertamenti delle fiamme gialle su conversazioni e contatti del consigliere eh, provinciale. La procura indaga sulle imprese che avrebbero fatto cartello per condizionare e indirizzare l'assegnazione dei lavori eh, sulle eh, strade. E poi ancora, eh, siamo a una pagina che ci interessa da vicino. Team, gestita come un servizio alla politica in tema conti a TV6, Gian D'Alberto eh, punta sulla mala gestione della partecipata eh, comunale per il candidato di centrosinistra La società partecipata va rimessa appunto sui mh, servizi ai eh, cittadini. Questo è un momento eh, dell'appello del candidato, eh, proprio sulla nostra eh, emittente. Eh, qui vediamo un altro eh, momento. Eh, con il candidato Covelli eh, che viene intervistato da alcuni colleghi con la eh, conduzione del format del collega Alfredo eh, Primante eh, una, eh, un format che potrete vedere a partire da eh, domani sera eh, primo eh, di giugno eh, dalle ore eh, 20 eh, sfilaranno tutti i candidati a sindaco del comune di eh, Teramo. In questo eh, caso eh, le dichiarazioni riportate sono quelle del candidato Alberto eh, Covelli, l'ex consigliere di maggioranza critico sulle risorse eh, umane alla Team, troppi impiegati eh, amministrativi. Questo quanto dichiarato nel corso della trasmissione l'appello del eh, candidato. Ripeto, da domani sera alle ore 20 ehm, tutte le serate fino al momento del eh, voto e andiamo avanti pagina 7 in città oltre eh, 11.000 osservatori del voto nato da un'idea di Marco Desiati su Facebook l'osservatorio politico è diventato un riferimento per la mh, campagna elettorale è incredibile ma sono proprio i politici a non aver compreso appieno quanto sia determinante una campagna social e poi pagina 8 il cubo di Exempla nei nuovi giardini di Unite inaugurato il percorso d'arte contemporanea con una collezione di pezzi dei maestri eh, teramani, eh, Kerel alla Lisciani eh, Giochi. Carel sindacale alla Lisciani Giochi. La CGL parla di contratti pirata smentita redarguita da Ampit e, e Cisal, e poi ancora andiamo a pagina 10 esercitazione sisma, evacuati 5 istituti, ieri mattina la simulazione organizzata dal comitato Assai con Cives, protezione civile e Croce Rossa e poi pagina 11 scuola bus pagato per arrivare sempre in ritardo i genitori della ex San Giuseppe chiedono di razionalizzare corse ed orari per il prossimo anno scolastico, il pulmino previsto alle 8.25 allo Spirito Santo arriva più tardi con conseguenze sugli orari. D'ingresso alla eh, Molinari. Eh, in, poi pagina 12, banda larga: accordo in provincia, siglato un protocollo tra team e Open Fiber per armonizzare la rete eh, internet. Eh, poi ancora ehm, di spalla politica: Bella Chioma annuncia Salvini in città, ovvero a Teramo, per il prossimo 6 di giugno. Eh, notizie dalla provincia: il funzionario ANAS andava gratificato per l'impegno, presunte mazzette. In aula testimonia un gestore dei cartelloni pubblicitari lungo la statale Adriatica. Tutto è nato sul fronte dell'inchiesta dalla denuncia di un imprenditore che, dopo aver pagato una mazzetta, non ha voluto pagarne una seconda di Luca per una pratica ferma all'ANAS e si è rivolto alle fiamme gialle. Andiamo eh, avanti eh, sul quotidiano La eh, Città, e siamo eh, alla pagina di Roseto, pagina 16. Il pan di Roseto divide gli ambientalisti: si pensa mh, di, di tutelare gli agricoltori attraverso la redazione di piani particolareggiati eh, ad hoc. Eh, Borgatti eh, plaude al taglio dei 50.000 metri cubi di cemento. Dorazio nutre scetticismo dal punto di vista mh, procedurale. Quindi la pagina dello eh, sport, eccola qui, pagina. 20 Teramo, slitta la decisione eh, sull'allenatore eh, martedì. L'incontro con Modica mentre Zichella attende ancora, la scelta arriverà solo tra qualche giorno. Da non escludere un terzo, nelle prossime ore potrebbe spuntare anche una terza candidatura per la panchina biancorossa. L'allenatore dell'ultima gara di campionato in decisa flessione rispetto ai giorni scorsi. Uno sguardo alle testate nazionali di sport, siamo addirittura d'arrivo. Qui la Gazzetta, chiaramente il mercato in primo piano. Caso Linkovic, quest'uomo vale 100 milioni per gamba. La Juve ci pensa. E poi di spalla che traffico a Napoli, Giorgigno e del city Fabian Ruiz vicino no viola eh, per eh, chiese poi pazza idea eh, milan timo werner Roma c'è l'accordo con Clivert eh, Junior e, mh, andiamo ora a vedere eh, il corriere dello eh, sport e eh, Juve eh, non Ikea Real e Barça su Pjanic 70 milioni Torino non si eh, scompone eh, Modric gli spagnoli provano a smontare il centro campo di Allegri, vogliono eh, mire e poi eh, Roma mh, le eh, asfalta, ehm, Monci attivissimo per ehm, coprire tutte le buche dell'organico, Sidi Clivert chiude per cristante, tratta seri, intanto Marcano arriva e eh, firma, mm, poi in basso CR7, Parigi chiama mamma non vuole ehm, tutto sport, eh, vediamo l'apertura, i soldi ci sono, ancora Milinkovic Savic in primo piano, eh, oltre che sulla gazzetta anche su tutto sport e poi ehm, sotto la testata eh, Moratti e Tronchetti Shock Iguaiin per Icardi eh, si può, ehm, dice eh, l'ex eh, presidente, in particolare l'ex presidente eh, dell'Inter. Torniamo mh, sulle eh, testate locali, lo facciamo attraverso le pagine del eh, centro, ecco qui eh, con una presenza abruzzese al prossimo mondiale di Russia mh, quella dell'assistente ehm, arbitrale Elenito eh, Di Liberatore, io in Russia eh, tra riti, eh, sacrifici e passioni, iniziai con Italia 90, la musica valore aggiunto per il mio eh, cammino, poi eh, aggiunge ancora Di Liberatore, sono pronto e carico, dico grazie a chi mi è stato vicino in questi anni, in particolare a mio figlio. Il VAR non ha cambiato il nostro atteggiamento, la testa è il motore di tutto, sono metodico dalla preparazione atletica all'alimentazione passando per l'allestimento del borsone che per me è un rito romantico. In bocca al lupo a Elenito Di Liberatore che rappresenterà anche la nostra terra ai prossimi mondiali in Russia. E poi il Pescara, Pescara Palazzi e Macin, un passo dalla conferma, la mezzala reduce da un infortunio, resterà un altro anno in prestito dall'Inter. Il centrocampista verrà riscattato dalla Roma. Il sogno è trattenere anche Capone. In basso parla ehm, l'attaccante ex Lanciano Soncin. Pillon decisivo per la salvezza del Delfino. Biancazzurri deludenti nonostante Zeman e la rosa eh, competitiva. E poi la Serie C. Eh, Teramo. Ora c'è Modiga in pole per la panchina. Alex in vantaggio su Zichella. Panico in partenza. Un altro contatto, questa volta telefonico, tra il patron Campitelli. L'allenatore siciliano che deve dare una risposta entro il fine settimana, poi movimenti in serie di Abbasto via Micciola. Ecco Ruffini, il Francavilla eh, sulle tracce eh, di eh, Boldrini. Micciola che a sua volta dovrebbe finire al eh, San Nicolò, per lui si eh, tratterebbe di un ritorno, e poi il eh, calcio a 5. All'inferno è ritorno. L'acqua e sapone fa l'impresa ai rigori. I nerazzurri rischiano il tracollo, ma reagiscono e pareggiano. Alla fine è decisivo il solito mammarella. Lunedì, gara 3 a Pescara. A proposito, riviviamo. I momenti salienti, ieri eh, l'Acqua e Sapone ha vinto grazie alle parate eh, di Mammarella che qui neutralizza il secondo rigore della Luparense calciato da Taborda, poi eh, realizza Coco Wellington che in quel momento pareggia eh, i tiri di eh, rigore, poi l'ultimo rigore, quello decisivo, lo para Mammarella a Onorio, una delle stelle della Luparense e poi il gol eh, decisivo, il gol che decide la partita, eh, quello segnato da eh, De Oliveira. Ecco qui, con questo rigore eh, l'Acqua la, e Sapone riesce ad aggiudicarsi gara 2 ai eh, tiri dal eh, dischetto. Una eh, gara interminabile che è finita dopo i tempi supplementari. Una gara che nei regolamentari aveva visto la squadra di eh, Perez andare sotto 3-0 e poi 5-2. Eh, sembrava una partita persa. Poi la eh, rimonta fatta in più tranche eh, fino al eh, 6 pari. Eh, sei pari è arrivato proprio negli istanti finali e poi la vittoria ai calci di rigore lunedì a Pescara, gara 3 se l'acqua e sapone vince le due partite eh, che giocherà in casa si aggiudicherà anche il suo primo scudetto rapidamente sul messaggero sogno la serie A con il Pescara, il numero 1 Vincenzo Fiorillo punta a costruire un gruppo forte con senso di appartenenza eh, da capitano futuro al leader Maximo vanta 112 presenze in Biancazzur sul fronte mercato il tesoretto del Delfino, 5 milioni per ripartire in serie D L'Aquila, Ius e Gulluni pronti a chiudere la trattativa tra le parti procede spedita. Ieri si è ragionato sui costi della gestione e poi ancora abbiamo appena visto i eh, rigori che hanno deciso la partita a questa pone super, vittoria di rigore Spugna il parquet della Luparenze 8-7 eh, ai tiri piazzati dopo una rimonta eh, strepitosa. Eh, mammarella da urlo, la Serie adesso è sull'1-1, -1. lunedì gara 3 in casa al Pala Giovanni Paolo II. Per tornando al calcio, Bastese il DS Micciola va via, dovrebbe a casa al San Nicolò che ha scelto eh, Guido Di Fabio come nuovo mister. Noi ci fermiamo per questa edizione odierna di Mattino 6, vi ricordo ehm, gli appuntamenti con il TG6, le tre edizioni principali alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23 e vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Velò, eh, la nostra trasmissione dedicata al ciclismo condotta da Jacopo Forcella con la partecipazione dell'ideatore Luciano Rabbottini. Invece Mattino 6 tornerà domani mattina eh, al consueto orario delle ore 8, grazie a Claudio Di Giacomo in regia. Grazie a voi per la cortese attenzione, buona giornata.